Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Oggi vedremo come fare il tagliando di una moto da cross. È una cosa molto facile a dire la verità, eh. Comunque, questo sarà il mio primo tagliando per questa KTM perché ha solo 4 ore e mezzo. Lo voglio fare subito, anche se potrei tirare ancora altre 2 orette, però lasciamo stare, facciamolo subito anche perché molto presto ritornerò in pista e quindi voglio avere l'olio fresco, voglio stare tranquillo, ecco. Il procedimento che vi faccio vedere oggi vale più. Vuoi, ma il sole è nato da 3-4 ore Alle ormai. undici. Cazzo. Il procedimento che vi faccio vedere oggi vale più o meno per tutte le moto. Chiaramente ogni moto, magari le giapponesi rispetto alle austriache, hanno il filtro posizionato da un'altra parte o la vite di spurgo da un'altra. Comunque il procedimento è sempre quello. Adesso noi andremo a cambiare l'olio e il filtro dell'olio. Io sinceramente per 4-5 euro di filtro non lo cambio subito e basta, cioè non vado a risparmio per 5 euro perché non, secondo me non ha senso, ecco. Quindi facciamo sempre olio e filtro olio insieme. Io diciamo che l'ho sempre cambiato tra le 5 e le 7 ore, a seconda di dove andavo. Magari se andavo in una pista un po' più complicata, magari sabbiosa, lo cambiavo prima. Se invece vado in una pista più tranquilla, lo lasciavo anche 6 o 7 ore, ecco. Il procedimento è molto semplice. Allora, la prima cosa da fare è accendere la moto. Lasciamo scaldare per 4-5 minuti. Questo serve per far scaldare l'olio, quindi renderlo più liquido in modo che voi quando aprite il tappo dello spurgo venga giù più fluido. Ciancio alle bande, andiamo! Allora, come vi ho detto, la prima cosa da fare è accendere la moto. Nel mio caso è molto semplice perché basta un tastino. Ti piace vincere facile? Ok, la moto l'abbiamo scaldata, adesso cosa facciamo? La tiriamo giù dal cavalletto e ci mettiamo il cavalletto quello laterale, così in modo che abbiamo l'accesso libero al paramotore, possiamo toglierlo e la moto sta penduta. Obliqua, penduta. Se vi trovereste, se ci troveressimo, trovassimo, scusate. Gli strumenti ne servono veramente pochi, nel mio caso la KTM, chiave da tubo da 8, chiave da tubo da 13. A dire la verità, manca la chiave a 13 normale che adesso vado a prendere. L'olio, anche questo è una cosa molto importante. Ogni moto ha la sua gradazione. Ad esempio, le austriache vogliono 10W50, ad esempio, mentre le giapponesi vogliono di solito il 10W40. Quindi mi raccomando, rispettate la gradazione. Quindi, quando comprate l'olio, attenzione, vabbè, il filtro dell'olio. E questa è una bacinella per raccogliere l'olio. Non ci sarebbe bisogno nemmeno di dirlo, ma mi raccomando, smaltite l'olio nei posti corretti, non nelle fogne, non nei campi, eccetera, eccetera. Non ci sarebbe bisogno nemmeno di dirlo, però lo ripetiamo lo stesso. Adesso smontiamo il paramotore, facciamo cadere l'olio. Bravo amore, questo è ecosostenibile. Bravo. Ok, procediamo a aprire le viti di spurgo. La prima vite di spurgo in questo caso nel KTM è questa qui sotto con la rondella in rame con la chiave da 13. Poi c'è l'altra vite da togliere, è questa che ha un filtro in metallo. Poi c'è il coperchio del filtro col filtro qui all'interno. La moto è leggermente inclinata in modo che favorisca un po' la fuoriuscita dell'olio. Non sperate di togliere tutto l'olio che c'è dentro i carter perché non ci riuscirete mai, ma comunque il grosso lo si cava lo stesso perché la vite dello spurgo ha una calamita, quindi tutti i detriti. Uno piacere, il grande piacere ospite di avere ospite. I detriti ferrosi vengono presi e agganciati dalla calamita. Quindi adesso con la chiave da 13 e la bacinella sotto. Una volta che l'avete svitata, la prendete con le mani. Occhio a quando arriva per svitarsi perché vi bagnate tutti con l'olio, quindi dovete capire bene qual è l'ultimo filetto, se ci riesco. Anche occhio alla rondellina di rame, perché c'è una rondellina che fa da guarnizione, questa.
altrimenti vi casca nell'olio, la dovete riprendere nell'olio. Penso che ci siamo, eccolo, goccina. Eccolo là, l'olio un pochino caldo. Il primo controllo da fare chiaramente è vedere quanti detriti ci sono nella calamita. Un pochino ce ne sarà sempre, quindi voi controllate che non ci siano detriti, cioè scaglie grosse tipo di ingranaggi o eccetera. È chiaro che motore nuovo con il rodaggio così va benissimo. Chiaramente bisognerebbe vedere anche nell'olio se cade qualcosa, ma se cade qualcosa è meglio che meglio che pregate Gesù Cristo. Comunque l'olio è abbastanza bello, avete visto come era chiaro quando veniva giù, quindi diciamo che va tutto bene, ecco. Adesso smontiamo l'altro, anche se mi sono bagnato tutto, che è questo. Così almeno guardiamo anche. E la Marianna. Olla, olla, olla. Qui c'è un filtrino in metallo. Ecco, che è rimasto lì. Adesso lo togliamo. Basta prendere una pinza per i siger al contrario, in modo che quando voi aprite loro si allargano, tu lo prendi qui e non viene fuori. Sì, proprio. Qualche scagliettina c'è, ma è veramente piccola, quindi secondo me va tutto bene. Adesso andiamo a smontare il filtro dell'olio, quello in carta. Per toglierlo meglio basta che lo fate ruotare su se stesso così un po', e poi riuscite a prenderlo sotto. Sempre con la pinzettina dei seger, se ce la facciamo, caviamo il filtro. Olè. Il caso di KTM è un bel filtrone, molto lungo. Nelle giapponesi è più largo, però è più corto, molto più corto. Questo è un bel cartuccione. Mentre sta scolando l'olio sulla bacinella, andiamo a pulire il filtro, questo qui, in metallo. Andiamo a pulire la vite con la calamita, la puliamo per bene e basta. Secondo passaggio, puliamo, come abbiamo detto prima, le viti dello spurgo, quella calamitata e il filtro. Io prima cosa di tutti lo passo, ve lo faccio vedere meglio. C'è un pochino di scaglie, ma niente di che. Io prima roba di tutti un panno lo prendo e lo pulisco come viene. Poi dopo ci passo con il compressore, perché comunque essendo calamitato un pochino, anche se voi, vedi, questi pezzi un pochino rimangono sempre. Invece col compressore, con i bar, torna bellino. Occhio sempre alla rondella di rame, perché se la perdete è un macello. Direi che è decisamente meglio. Poi anche l'altro. C'è qualche scaglia, ma roba da poco. Va bene, però essere un motore nuovo va bene. Compressore. Questo non troppo forte da vicino, perché questa è una retina, quindi non vorrei danneggiarla. Lasciamo un po' con la carta. Andiamo. Vite dello spurgo che abbiamo appena pulito. Mi raccomando, la rondella in rame si avvitano sempre a mano all'inizio, perché se altrimenti non prendete mai il filetto giusto. Non lo sto prendendo manco a mano. Ok, sempre a mano. Quando è ora di stringere si prende la chiave. Adesso si riprende la chiave e si tira. Anche qui non bisogna tirare fortissimo, perché la rondella in rame fa
fanno una bella forza, quindi non c'è bisogno di tirare come gli assassini. Ok, boh, puntata e via. Adesso passiamo al filtro qua, quindi non ha il verso, è uguale, quindi ho sopra o sotto, va bene lo stesso. C'ha uno R, quindi fa uno scattino, fa, mandatelo fino in fondo, prendete, infilate, avvitate a mano, anzi fategli fare qualche giro al contrario. Ecco, ho fatto click che avete beccato la filettatura e poi avvitate. Adesso ormai quando ha preso qualche giro va bene, però l'importante è far prendere il filetto a mano e non forzare. Qui è come la vite di spurgo, non tirate come i matti. Boh, ok, siamo a posto. Abbiamo cambiato location per farvi vedere come montare il filtro dell'olio il più correttamente possibile, nel senso che se l'avessimo montato là a freddo, cioè a freddo, non in bagno d'olio, noi avremmo infilato il filtro, chiuso e messo l'olio dal tappo del caricolio. Cosa succede? Quando noi mettevamo in moto il motore, prima che la pompa dell'olio caricasse l'olio e facesse passare l'olio attraverso il filtro e andando alla testa, ci sarebbe stato forse anche meno di qualche minuto che il motore girava senza olio. Quindi noi cosa facciamo? Abbiamo messo la moto capovolta, in modo che cosa facciamo adesso noi? Apriamo il filtro, anche questo c'ha un verso, la gomma, l'OR va verso l'interno del motore, quindi questo è il verso giusto, a parte che si infila solo in questo modo, perché laggiù si bloccherebbe. Comunque si prende e si infila così, eccolo là. Boh, adesso cosa facciamo? Una volta infilato prendiamo l'olio senza cercare di spattaccare tutto, ci versiamo un po' d'olio, ecco, cerchiamo di versarci un po' d'olio, cerchiamo, anche se sto spattaccando tutto, in modo che il filtro si comincia a impregnare un pochino d'olio, in modo che non è proprio a secco quando voi andate a fare la prima accensione. Ecco, tappo del filtro, occhio perché qui c'è un ring, mi raccomando inseritelo sempre a mano, voi lo mettete così con i fori giusti, poi cercate di fare una pressione omogenea tra sopra e sotto. Boh, poi lo vedete, perché guarda, quando fa così vuol dire che lui è dentro. Si riprendono le due vitine, si prende la prima, si arriva non fino in fondo, mi raccomando, non dovete serrarne una per volta, si mette l'altra, ok. Quando arrivate quasi alla fine, cercate di serrarle il più omogenee possibile. Ok, servirebbe la dinamometrica, però ormai che c'è un pochino di mano per queste piccole viti va bene lo stesso. Adesso cosa facciamo? Ci rimettiamo in piedi, mettiamo il tappo del caricoglio e buttiamo giù tutto il chilo d'olio che serve. Anche qui ogni moto, mi raccomando, ha i suoi litri d'olio. Qualcuno vuole 900 grammi, qualcuno ne vuole 1,2 kg. Cioè, bisogna guardare il proprio manuale. Adesso, ultimo step. Ecco, che pareva, questa è una 10. 10 recuperata. Svita il tappo di carico olio. Svita la vite di carico. Si prende e si butta giù tutto l'olio. Nel mio caso. Guarda qui che precisions. Rimettiamo il tappo di carico. Olè. Direi che abbiamo finito, adesso ci rimanca di rimontare il paramotore. C'è il kickstart engine of my KTM 250. Appena l'accendiamo, con calma, è il momento della verità. Si accende? Sì, no. 3, 2, 1.
motherfucking D. Bene, direi che ci siamo. Sembra andato tutto bene. Questo è il procedimento che uso io per fare un tagliando. Penso che sia più o meno quello corretto. Spero di esservi stato d'aiuto. Scrivetemelo qui sotto nei commenti se avete qualche dubbio. Mi raccomando, iscrivetevi al mio canale. Ho visto che ci sono tantissime persone che visualizzano ma non si iscrivono. Per me è molto importante se voi vi iscriviate. Non costa nulla, quindi vi chiedo di farlo. Mi raccomando, se vi è piaciuto un bel like. Ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi.